Car tablet dedicato Audi, in questo caso Audi A5. Allora, per tutte le macchine Audi che hanno il display monocromatico, riusciamo a fare questa lavorazione. Come vedete, abbiamo tolto il display monocromatico, abbiamo saldato i fili e prolungato tutti i fili del display perché lo andremo a mettere nel portaoggetti. Perché questo? Perché se voi andate a chiedere a qualsiasi fornitore del mondo un prodotto dedicato per le Audi monocromatico, non esiste. Quindi abbiamo dovuto modificare tutta la mascherina di mezzo centimetro perché questa macchina rispetto alle altre Audi ha una differenza tra i bordi della mascherina di mezzo centimetro. Quindi l'abbiamo tutta limata e riadattata. Come vedete, il lavoro è venuto perfetto. In più abbiamo adattato il tasto delle quattro frecce e prolungato tutto il display. Perché questo display monocromatico serve? Perché al cliente dovrà vedere le informazioni del veicolo, tipo check e cose varie, quindi è fondamentale averlo. Poi in più un'altra difficoltà è che la macchina non ha la aux, quindi abbiamo dovuto fare tutta una modifica e passare tutto l'impianto audio sull'impianto originale. Andiamo al dunque. Dashboard. Questo è la home Audi. Come Andiamo nelle app. Gestione audio e video tramite USB. Adesso stiamo vedendo un video. Entra dentro la mia testa, yeah. Abbassiamo il volume. Torniamo indietro. E andiamo in gestione musica. Adesso qui c'è musica campione. Abbiamo il DSP. Via voce Bluetooth, streaming musicale. Qui siamo su Google. Viale Palmiro Togliatti 600. Qui siamo su Maps. Sport 4K. E poi un domani il cliente, se vorrà installare la retrocamera, la possiamo predisporre, il tablet e anche l'ingresso videocamera.